Anche per la 24esima domenica del tempo ordinario possiamo verificare nella scelta dell'introito previsto dal graduale triplex la perfetta coincidenza con la regolare successione delle antiche domeniche dopo Pentecoste, mantenute, come abbiamo detto più volte, fino all'ultima riforma liturgica. L'introito da pace, infatti, che apre la 24esima domenica per annum, era assegnato alla 18esima domenica dopo Pentecoste. Questa regolare successione in contesto festivo merita qualche breve osservazione, che faremo dopo aver preso visione del testo di questo brano. Testo tratto da un versetto del capitolo 36 del libro del Siracide, parzialmente modificato rispetto alla versione originale. Da pacem domine sustinentibus te, ut profete tui fideles inveniantur, exaudi preces servi tui, et plebis tue Israel. Dona la pace, Signore, a quelli che ti attendono, perché i tuoi profeti siano trovati fedeli. Ascolta le preghiere del tuo servo e del tuo popolo, Israele. Il testo del versetto salmodico, testo su cui torneremo tra poco, è la citazione dell'incipit del Salmo 121, Laetatis sum in his, quae dicta sunt mihi in domum domini ibimus. Ho gioito per ciò che mi è stato detto, andremo alla casa del Signore. Nella successione ravvicinata di questi ultimi introiti finora considerati, e mi riferisco alla 21esima, alla 23esima e a questa 24esima domenica del tempo ordinario, successione confermata, come ho detto, dalle domeniche dopo Pentecoste negli antichi codici, notiamo il ripresentarsi della formula di attacco in primo modo che, come ricordiamo, segnala un deciso e decisivo punto di mira del fraseggio. Dopo l'accentuazione di inclina, come abbiamo visto nella 21esima domenica, di iustus est, della 23esima domenica, ecco ora lo stesso trattamento formulare su da pacem. Ecco, trattandosi di contesto formulare, molto importante sottolineare la natura estetica di questo frammento, possiamo spingerci a fare una semplice considerazione sulle diverse possibilità teoriche di questo adattamento e dell'adattamento di questo modulo fisso a questo testo specifico, da pacem, che il compositore aveva a disposizione. Ebbene, non può sfuggire il fatto che il procedimento seguito in questo caso non è quello adottato, ad esempio, per l'introito inclina. In quel caso lo scandicus a tre note, cioè il neuma di accentuazione vero e proprio, è collocato sulla sillaba tonica, inclina, ed è preceduto da un pes leggero di preparazione sulla sillaba pretonica, inclina. Nel nostro caso, se il compositore avesse scelto, come avrebbe certamente potuto fare, se avesse scelto di indirizzare il fraseggio verso l'accento del sostantivo pacem, avrebbe utilizzato la stessa successione melodica di inclina. Viceversa, come possiamo notare, il vero punto di mira non è il sostantivo, bensì il verbo da, dona, concedi. È precisamente a questo primo monosillabo che viene riservato lo scandicus formulare. A dire, ciò che importa sottolineare è innanzitutto la richiesta della pace, da pacem. La pace dunque è intesa e invocata come dono, ovvero come azione divina sulla quale viene intenzionalmente spostata l'attenzione con un procedimento compositivo reso appunto evidente dall'utilizzo formulare e dai suoi possibili teorici adattamenti. Segue una dilatazione dei valori e un innalzamento melodico sul vocativo domine, a conferma di questa intenzione esegetica del testo. La chiave interpretativa del brano è tutta in questo primo inciso, a cui segue una costruzione nel rigoroso stile semiornato degli introiti, con una modalità mantenuta dopo il timbro della formula iniziale nell'ambito del protus autentico, cioè del primo modo. Dopo
dopo aver preso in considerazione l'introito di questa messa, sospendiamo per una volta il riferimento al repertorio dell'ordinarium misse per considerare invece eccezionalmente il graduale letatus sum previsto per questa messa. Il graduale triplex lo scrive per esteso, mentre gli antichi codici, pur prevedendolo nella stessa messa, ne indicano solo il riferimento al contesto originale. Contesto originale che è la quarta domenica di Quaresima. Come si ricorderà, nel corso sul tempo quaresimale abbiamo definito la quarta domenica di Quaresima domenica letare. Dall'incipit dell'introito letare Gerusalem, lo ricordiamo. Il testo del graduale di quella messa mantiene il carattere gioioso dell'introito e si rifà al primo versetto del Salmo 121, Letatus Sum, che abbiamo visto essere anche il testo della Salmodia dell'introito, da pace. Il tono gioioso è dato innanzitutto dall'impianto modale in tetrardus autentico, settimo modo, costruito con slanci melodici all'acuto, sia per la scola che per il solista. Solista al quale spetta un versetto, tra l'altro, molto impegnativo, con ampi melismi sulle sillabe conclusive di ogni inciso testuale e già con un incipit di particolare impatto espressivo. La prima parola di questo canto, letatus, appunto, è introdotta da una ripercussione di due note a valori larghi sulla sillaba pretonica, in preparazione al successivo accento e delle fioriture sulle sillabe successive. Bene, ascoltiamo dunque questi due brani previsti per la messa di questa 24esima domenica del tempo ordinario, l'introito Da Pacem e il graduale Letatus Sum. Oh,